Come sta? Tutto bene? Sono stato ferito. Sì, ma niente di grave. La gamba mi fa molto male. Dove è stata estratta la pallottola? Ora si ricorda? Sì. Un goccio d'acqua, per favore. Mio fratello e mia madre, dove sono? È meglio che lei non si agiti. Cerchi di non muovere la gamba per il momento. Sì, io sono studente di medicina. Ah sì, davvero? Sul serio è dottore? No, sono ancora studente. È una ragione in più perché si comporti bene allora. Vuole dormire? No, volevo dire... Credo che sia meglio. Se avesse bisogno di qualche cosa, deve solo chiamare, premendo quel campanello. Ora cerchi di riposare. Grazie. Che ci fai qui a quest'ora? Che succede? Scusami, Yandira. Lo so, sei venuta ad avvisarmi che hai bisogno di aiuto per il pranzo di oggi. No, non è per questo, no. Che ore sono? Adesso devono essere le 6 più o meno. Ecco, Yandira, i miei figli non sono ancora tornati. Che cosa? Sì, e loro mai erano stati fuori tutta la notte, mio sai? Mio Dio, gli sarà successo qualcosa? Non lo so, ma sto così in pena, non ho chiuso occhio tutta la notte. Solo all'alba mi sono appisolata per 5 minuti. Yandira, io adesso sto uscendo per andarli a cercare. Aspetta un momento, Lucia. Io vengo insieme a te. Io non ti mando in giro da sola. Noi due dove possiamo andare? Non lo so, ma credo che vuoi che ti dica, in un caso del genere, prima di tutto, alla polizia, ecco. Certo, siediti adesso, Lucia, siediti e stai calma. Siediti qui, Lucia. Io mi vado a vestire. Dopo vengo insieme a te. Aspettami lì, ci metto un momento. Va bene, Yandira, grazie tante. Oh, mio Dio del cielo. E allora? Ho detto quel che sapevo. Hai visto che avevo ragione? Io avevo ragione a non volermi fidare. Mario ci ha traditi! No, io non posso crederci, no. Anche se lei pensa che mi sbagli, beh, capisce, è così. Io continuo a fidarmi di Mario. Io non lo so, sai, ma sento qualcosa dentro che mi dice che ci ha traditi. Allora me lo spieghi, signor Ruffo. Ok? Lei è convinto che Mario ci ha traditi, che è stato lui. E io le chiedo che cosa ci ha guadagnato. Non saprei. Ci pensi sopra. Tu l'hai visto, Mario? No, signor Ruffo. Lui si trova all'ospedale. Non se n'è accorto che l'hanno colpito. Ma un giorno io prima o poi lo saprò e riuscirò a scoprire chi ci ha denunciato alla polizia. Yandira, guarda. Oh, hai visto? È successo qualcosa? La polizia. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, sa dove abita la signora Lucia Santos da Silva? Oh, mio Dio, la signora Lucia è questa. Ah, con permesso. Lei stava cercando me, è successo qualcosa? Se non le dispiace, signora,
Dovrebbe venire con me, per favore. Ma che è successo? È successo qualcosa ai miei figli? Beh, vede, il commissario dovrebbe parlare con lei. Con me? Sì. Ma che è successo? Senta, signora, i suoi figli stanno là. Oh, mio Dio. Ma aspetti un momento, perché non ci dice chiaramente cosa è successo? È un incidente, però i suoi figli stanno bene, mi creda. La signora vuole salire in macchina. Sì, no, per favore, aspetti un momentino. Cosa vuole questo commissario dalla signora Lucia, eh? Solo parlare con lei. Allora vogliamo andare, sì, signora. Sì, ti accompagno, Lucia, ti accompagno. Oh, mio Dio. Su, entrate, prego. Andiamo. D'accordo. Allora, Pedrosa. Ha già ripreso conoscenza e va tutto bene. E hanno estratto il proiettile? Sì, dottor Brito. Bene, allora ci rimane da risolvere solo il caso di questo Pedro, eh? Già. Che ne pensi, Pedrosa? Senta, capo. Credo che Ruffo abbia detto la verità su di lui. Secondo me, Pedro, insomma, si è trovato in mezzo a quegli altri per caso, e anche suo fratello, se lo vuole sapere. Lei ha intenzione di rilasciarlo? Per il momento no. Eccomi qua. Hai portato la madre? Sì, signore. Allora falla entrare, per favore. Stavi pensando di uscire? No, non stavo pensando a niente. Scusami, caro, ma devo insistere su questa cosa. Quale cosa, Olga? Se tu lo desideri, vai a pranzare da tua madre. In questo modo la renderai felice. Per favore, Olga, abbiamo già esaurito l'argomento. Io non ci voglio andare. Non ci vado e facciamola finita. Allora facciamo un altro programma, dal momento che non abbiamo alcun impegno. E va bene. A cosa stavi pensando? Non saprei, possiamo andare al club oppure a mangiare fuori, e mi va bene qualsiasi cosa. D'accordo, io devo scendere un attimo. Nel frattempo, mentre ti vesti, pensa al da farsi. Perfetto. Io vado a far colazione, perché ho un po' di fame. Lucia Santos da Silva? Sì, signore. Io sono il commissario Brito. Si accomodi pure, per favore. La ringrazio. Dottore, mi hanno parlato di un incidente e che i miei figli sono stati arrestati. Ma di che incidente si tratta e come stanno adesso? Perché sono stati arrestati? Calma, signora Lucia. Stanno entrambi bene. Stia calma. Ma io... Dottore, io, per favore, mi dica tutto in una volta. Dov'è che stanno i miei figli? Beh, prima parliamo un po' e dopo lei potrà andare a vederli. Per favore, mi dica, dottore. Va bene, signora Lucia, mi ascolti. Toccherò direttamente il problema. Per favore... Vede, signora Lucia, i suoi figli si trovano coinvolti in un caso di furto e di contrabbando d'oro. Ah, no. No, questo non è possibile. No, i miei figli no. Lei ne ha la certezza? Lei è sicura di quanto ha affermato? Dottore, noi siamo gente povera, però onesta. Sì, le credo. Lei può venire a casa a vedere. Non abbiamo niente, dottore. Santo cielo benedetto, guardi, Mario è un ragazzo onesto, buono, sta studiando medicina. E Pedro, mio Dio, è un'anima così candida, non se ne incontrano di uguali. Sì, è vero che Mario, lui era diventato un po' strano ultimamente, sa, non capisco perché. E Pedro, lui, beh, ieri sera era andato appresso a Mario per vedere se quello che era successo, ma... Lei mi ha detto che anche Pedro è stato arrestato. Sì, signora Lucia. Sì, Mario, nelle ultime settimane mi è sembrato diverso. Può anche essere che abbia avuto qualche problema, ma Pedro no. Tanto è vero che ieri sera è uscito per evitare che il fratello si mettesse nei guai. Ma dottore, mi dica che cosa è successo. Io credo tutto quello che lei mi sta dicendo, signora Lucia, ma sfortunatamente i suoi figli sono coinvolti in un caso molto serio. E... c'è stata una sparatoria con la polizia. Sparatoria? Ma i miei figli non girano armati. Invece Mario era armato ed è stato ferito.
Oh mio Dio, Mario è stato ferito. Sì, ma non si allarmi, al momento sta bene. No, dottore, io lo voglio vedere. Certo, signora, la porterò io all'ospedale, ma arrivati là dovrà avere la pazienza di aspettare. Aspettare, aspettare perché? Perché prima devo scambiarci due parole. Ah, no, dottore, per l'amor di Dio, io sono la madre, per me non c'è polizia, non c'è legge, non c'è niente, sono la madre, voglio vedere mio figlio. Ma lo vedrà, stia calma, signora, lo vedrà suo figlio. E di Pedro che cosa mi dice? È stato arrestato anche lui, è stato ferito. No, no, lui sta bene, non è ferito, no. Voglio vedere anche Pedro, dottore. Lei, signora, deve capire che alcune volte, contro la nostra volontà, noi della polizia siamo obbligati a fare certe cose. I suoi figli sono in arresto. Ma questo significa che non posso vedere Mario e Pedro. Ora andiamo, l'accompagnerò in ospedale. Andiamo. Lucia, hai risolto tutto? No, io vado all'ospedale a vedere Mario, è stato ferito. Che cosa? Proprio è grave? No, dicono di no. Ascolta, è Pedro? Non lo so, il commissario non parla molto. Beh, io devo andare in ospedale, Yandira. Scusa, Lucia, ti dispiace no, molto. No, no, Yandira, no. Sai cosa c'è? Ho tante di quelle cose da fare, ma capisci? Ma certo, ti ringrazio molto. Ma per figurati, per così poco. Mi raccomando, Lucia, mantieni la calma. Certo. Hai il mio numero di telefono, no? Qualsiasi cosa mi sì, chiami. Sì, ce l'ho, certo, non ti io me ne vado solo perché devo proprio tornare a casa. Lo capisci? So. Yandira, aspetta un attimo, ti do le mie chiavi, ti spiace? Sì. Perché in questo momento mi è venuto in mente che Zilda può arrivare a casa e non certo, trova nessuno, certo. Così almeno entra, d'accordo? Non ti ringrazio, sai, stai pure grazie tranquilla, tanto. Ti prego, andiamo. Eccomi. Ciao, ciao, ciao. Andiamo, Lucia, ciao. Prego, si sieda qui. La ringrazio. E stia tranquilla, ritorno fra un po'. Sì, e allora certo. Lo vedrà. Parla, Pedrosa. Ha già deposto, dottor Brito. E lo scrivano è lì? Certo, sta dentro. E ha scritto esattamente quello che ha detto Ruffo. Molto bene. Adesso tu e Alfonso andate a mettere sotto torchio quel Pedro. Voglio vedere se conferma tutte le storie che mi ha raccontato. D'accordo, capo. Quella donna, la madre, non è troppo sicura per quanto riguarda Mario. Ma quanto a Pedro sembra che nutre estrema fiducia. Anch'io penso che questo Pedro sia stato messo in mezzo, capo. Però dobbiamo averne la certezza. Va bene, capo, va bene. Siamo d'accordo, adesso io vado a trovare Mario. Dopodiché puoi lasciarle entrare nella stanza. Ma tu ci rimani insieme. Sì, signore. Buongiorno, dottor Pascal. Buongiorno, André. Ha già fatto colazione? Quasi, sto finendo. Mi sono svegliato con una fame. Buongiorno, dottor André. Buongiorno. Vado a prenderle del latte caldo, dottore. Non è necessario, non disturbarti, questo è ancora caldo, Marina. Desidera qualcosa di speciale? No, ti ringrazio. André. Dottore? Olga, si è già svegliata? Sì. Per caso hai dato un'occhiata al giornale di oggi? No. C'è qualcosa di interessante? Beh, c'è una notizia qui che... La polizia arresta il più grande contrabbandiere d'oro. Ma questo... Le interessa per lo studio? No, non per lo studio non ha interesse. E allora? Beh, continua a leggere. Ma insomma, il contrabbando d'oro... Voglio dire, che ci importa, dottore? Sai, André, io credo che quell'articolo interessi molto a te. A me? Sì. Contrabbando d'oro... Già. Celso Ruffo. Ma lo sapeva che da molto tempo la polizia stava appresso a questo soggetto? Sì, sì, lo so. Che cosa? Pedro e Mario Santos da Silva.
sono i tuoi fratelli? Non lo so, ma penso di sì. E allora? Beh, non possono esserci dubbi. Che vergogna, Dio mio, che vergogna. Beh, non posso capire come sia potuto succedere, però se sono proprio loro... Io a questo punto non so che fare, dottor Pascal. Già, è molto spiacevole. Eccomi, André. Io sono qui. Ma perché avete quelle facce? Cosa sta succedendo? No, niente, Olga, niente. Ma insomma, cosa avete letto sul giornale che vi ha lasciati muti, eh?